i vantaggi che nascono dalla fusione tra le due società cooperative? Ma il vantaggio maggiore è quello di avere la possibilità di accedere ad appalti più importanti a livello sia locale ma soprattutto a livello nazionale. Il secondo vantaggio è la razionalizzazione delle risorse umane, che non vuol dire riduzione dei dipendenti come capita molto spesso, ma vuol dire proprio avere le persone giuste al posto giusto e soprattutto migliorare le professionalità. Questa è la sintesi per cui noi abbiamo deciso di fare questa fusione. Sono due aziende grandi prima che non avevano nessuna necessità di fondersi perché ognuna delle nostre aziende viveva bene nel proprio ambiente. Però unendo le forze abbiamo la capacità e l'opportunità di uscire dalla nostra provincia e ampliare fortemente il campo dell'intervento nel settore dei servizi. Nel settore dei servizi, quali sono le aspettative e le prospettive anche in termini occupazionali? Ma siamo già 500 persone, che credo siano già un bel numero. E se vanno in porto, come crediamo, alcuni progetti che abbiamo in corso, nel giro di qualche anno io credo che potremo avere l'opportunità di raddoppiare il numero dei dipendenti. È un settore in crescita, il nostro. Il settore dei servizi è un settore sempre più delicato, le aziende hanno l'esigenza, sia private che pubbliche, hanno l'esigenza di esternalizzare sempre più i servizi per razionalizzarli e per avere minori problemi gestionali, e noi siamo qui apposta a rispondere a queste esigenze. Nella cooperativa GEA Servizi sarà valorizzata la figura femminile, sia all'interno del consiglio d'amministrazione, sia nei ruoli del personale. Certo, soprattutto per la divisione che io dirigerò, la prevalenza appunto occupazionale è rivolta a personale femminile, siamo donne, sono presenti in cooperativa più di 28 nazionalità con una media di 45 anni e diciamo che il nostro obiettivo è quello di contribuire a far sì che la qualità del lavoro offerto raggiunga i livelli di eccellenza e che le donne che lavorano nella nostra cooperativa possano coniugare il lavoro con le esigenze personali, i doveri familiari e quant'altro. Un piccolo appunto per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale e del consiglio d'amministrazione, direi che la componente femminile è stata assolutamente salvaguardata, e sia nel consiglio d'amministrazione sono presenti 4 membri su 7 donne e sia nel collegio sindacale con una composizione anche significativa per quanto riguarda il ruolo delle donne. Attraverso la vendita delle due sedi storiche delle cooperative abbiamo investito anche sull'acquisto di una nuova sede innovativa, ovvero sia puntando sulla qualità, su una costruzione che utilizzi dei materiali e venga progettata in maniera ecologica, tant'è che si punta a una certificazione LEED con un livello più alto in Italia, perché è molto ambito, insomma è il livello Platinum che dovremo raggiungere anche attraverso la geotermia, quindi attraverso l'utilizzo di 30 sonde che verranno costruite intorno alla nostra struttura, e il fotovoltaico, il recupero delle acque piovane e i materiali riciclabili.